ma anche a chi ci sta seguendo da altre scuole via Zoom. Quindi raccomando soprattutto ai nostri studenti che sono in aula magna, massimo silenzio, ritorno alla luce perché arrivo. Parlo qua. Portate pazienza. Diamo un ritorno sull'audio da casa. Ci adattiamo a questa situazione. Beh, intanto ringrazio chi ha organizzato questo incontro, sia per noi, ma soprattutto anche per i ragazzi che sono nelle altre scuole. Il laboratorio Giuliolo. No, dicevo che l'argomento è più che mai attuale, proprio perché ho visto dei volantini in questo periodo da parte dei giovani che non conoscono la storia. Ecco, io penso che bisogna chiudere l'audio nostro qua. Ma non sento. C'è un ritorno, non sentono più. Perché poi sarà anche per questo. Conosce da parte dei giovani che dicono che si conosce poco la storia, la nostra storia, il nostro passato che è molto importante. Ecco, quindi ringrazio nuovamente chi ha organizzato questi incontri e raccomando anche a voi non solo di ascoltare, ma di sentire veramente quello che viene detto ed elaborarlo. Perché ripeto, un conto è sentire e un conto è far proprio quello che viene detto. Okay? Il compito nostro della scuola è proprio quello di non solo di fare comunicazione, annunci, racconto, ma che questi diventino poi esperienza propria, personale. Ecco, io vi auguro tutto questo, vi ringrazio nuovamente i nostri relatori e vi auguro buon ascolto. Io provo a parlare così, mi sentite? Benissimo, tutti quanti anche in fondo. C'è un effetto rimbombo. C'è l'effetto Vaticano. Allora, intanto volevo ringraziare il Liceo Quadri per la collaborazione, l'ospitalità e la disponibilità a partecipare e a collaborare attivamente in questo progetto, in particolare gli insegnanti che ve l'hanno proposto. Volevo introdurre due parole per farvi capire come è nata questa idea del laboratorio. Intanto non so se avete visto, che bello,
Che bello! Ogni tanto capisco cosa devo fare. Che bello! Intanto, se voi avete visto la locandina, avete visto un logo in cui c'è la figura di Luigi Meneghello con scritto 1922-2022. Quindi l'occasione per questo laboratorio è nata per il centenario di Luigi Meneghello, scrittore di livello non solo vicentino ma nazionale e internazionale, che ha scritto uno dei più bei romanzi della Resistenza, ma fa parte di quel gruppo di vicentini, di giovani vicentini, che seguirà Antonio Giuriolo nella prima parte del percorso resistenziale sulle montagne di Asiago. E naturalmente questa non è l'unica ragione per cui abbiamo pensato a questo laboratorio, perché la cosa più importante, lo pensavamo da tempo, è la figura di Antonio Giuriolo, di questo vicentino che è importante non soltanto perché muore giovane, e allora uno che muore giovane entra nel mito perché è un eroe, non soltanto per quello, ma perché, e cito le parole del nostro relatore di oggi, è un maestro di libertà. È un maestro di libertà per questi ragazzi, che sono i piccoli maestri, che avranno questa relazione speciale con lui e poi andranno a combattere sulle montagne e perpetueranno il ricordo di lui. Giuriolo è una figura di antifascista puro, senza nessuna sbavatura, capace di essere per tutti un esempio senza gesti. Poi questo lo capiremo meglio nel corso degli incontri che avremo, che sono quattro, e che costruiranno progressivamente questa idea dell'antifascismo e come era essere antifascisti e fascisti nel periodo, nel periodo della dittatura fascista. Ogni anno l'Istrevi dedica, grazie anche a Renato Camurri, due appuntamenti importanti ad Antonio Giuriolo, a cui vi invito. Vi invito quelli che sono che sono collegati con noi in Zoom, ma soprattutto voi. Intanto la lezione Giuriolo, che è un appuntamento nella data o intorno alla data in cui Antonio Giuriolo è morto, cioè il 12 dicembre. Lui è morto nel 1944 e noi quel giorno dedichiamo una lezione a lui. E il secondo è un pellegrinaggio civile che si svolge nei luoghi dove hanno combattuto i piccoli maestri con Giuriolo e alcuni di loro sono morti, poi vedremo meglio. Questo percorso di formazione che stiamo iniziando vuole cercare di approfondire quali erano i progetti e l'idea di futuro che progressivamente si sono costruiti questi giovani che avevano 20 anni in quell'età. A seguire, molti di voi parteciperanno a un laboratorio e per approfondire questo discorso proprio a livello locale, ma di questo parliamo nel pomeriggio. Io vorrei intanto non usare più tempo e presentare il professor Renato Camurri,
che è docente, professore ordinario a Verona di storia contemporanea ed è uno dei membri del comitato scientifico Istrevi, ma è stato anche direttore, cioè ha ricoperto ruoli importanti. Non so se sapete cos'è l'Istrevi, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Vicenza. E vorrei solamente, perché tanto so benissimo che sapete cercare che cosa ha scritto il professor Camurri nella sua pagina, vorrei citare solo due libri che possono esserci utili in questo percorso. E uno è un libro del 2008, ma che io ritengo ancora molto importante per comprendere la figura di Antonio Giuliolo, ed è Antonio Giuliolo e il Partito della Democrazia. Questo libro è disponibile sul nostro sito e può essere scaricato. www.istrevi.it. Il secondo contiene una grossa introduzione del professor Camurri, si intitola Pensare la libertà, i quaderni di Antonio Giuliolo, contiene una grossa introduzione di Renato Camurri e poi pubblica per la prima volta alcuni dei quaderni scritti da Antonio Giuliolo. Io vi taccio e passo la parola al professor Camurri. Grazie. Posso andare? Ok, bene. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Molto rapidamente ringrazio Licio Quadri per questo invito e soprattutto la professoressa Mary Pilastro, che anche quest'anno si è impegnata nell'organizzazione di questo ciclo. E ringrazio molto anche gli Istrevi, l'Istituto e in particolar modo che mi ha preceduto, la professoressa Cenzone e il professor Antonio Spinelli, che è qui vicino a me. Allora, i tempi sono strettissimi, quindi io entro subito nella materia, perché in realtà mi ero preparato una lezione piuttosto lunga, adesso spero di riuscire a affrontare tutti i temi che mi ero riproposto di analizzare assieme a voi, che vedete riassunti in questa prima parte. Ho puntualizzati 4-5 punti e la seconda parte avete un focus più centrato sulla storia, sul caso studio, diciamo così. L'obiettivo infatti della mia lezione è quella di ragionare e lavorare assieme a voi sulla cornice, cioè su una serie di grandi processi che riguardano le origini del fascismo, la sua strutturazione, i suoi caratteri, dentro la quale si può collocare, dentro questa cornice si può collocare questa vicenda specifica, che è una vicenda che riguarda un gruppo di giovani tra i 20 anni e poco più, con un maestro, è stato adesso citato, di 10 anni più vecchio di loro, quindi attorno ai 30 anni. Ecco, per capire il senso di questa esperienza, di questa, che non è unica in Italia, ma è certamente un'esperienza particolarmente importante, rilevante, peculiare, bisogna naturalmente però collocarla dentro un quadro più generale. In altre parole, con una battuta, se mi consentite, per capire l'antifascismo bisogna capire il fascismo, perché altrimenti parliamo di aria fritta. Bisogna capire veramente cosa è stato il fascismo, che modello di esperienza totalitaria e dittatoriale è stato. E collocato allora dentro quel quadro si capisce il senso, l'importanza, io credo, dell'esperienza dell'antifascismo. Ok? Ed è quello che cercherò di fare, quindi partendo da questa cornice generale. Allora, naturalmente il dibattito sul
sulle origini del fascismo è un dibattito enorme, io dovrò necessariamente tagliare tutta una serie di passaggi. Faccio un riferimento però fondamentale, che è quello su cui oggi la storiografia internazionale ragiona e ha, rispetto al quale ha prodotto, insomma, a mio parere, risultati più interessanti. Cioè il punto di origine del fascismo va ricercato, individuato nella grande trasformazione prodotta dal primo conflitto mondiale. Il primo conflitto mondiale è un conflitto globale, è un conflitto totale, è un conflitto culturale. Sono tre categorie che oggi si usano nella storiografia internazionale per definire cos'è stato il primo conflitto mondiale. Cioè, la guerra non è solo un fatto militare, non è solo un racconto, non può essere solo un racconto molto meccanico di una serie di avvenimenti militari che ovviamente sono importanti. La guerra è quel tipo di guerra, è una guerra che ha trasformato completamente il mondo dal punto di vista politico, sociale e culturale. E da questo punto di vista ovviamente non ho tempo per concentrarmi su questo passaggio, io dedico nei miei corsi molte lezioni al tema della Grande Guerra, perché è un tema di straordinario interesse che solitamente gli studenti accolgono con grande favore, con grande partecipazione, perché l'esperienza del primo conflitto mondiale, vista nella sua dimensione europea, ma poi nella sua dimensione globale, corrisponde a un grande laboratorio. Entrare dentro quel laboratorio è un'esperienza affascinante. Scoprire le trasformazioni culturali, le conseguenze, il modo di intendere, di partecipare a quel conflitto da parte di milioni e milioni di giovani che vanno a combattere sui vari fronti del conflitto, appunto. Purtroppo devo saltare tutto questo campo, ma cerco di recuperarne alcune conseguenze guardando al dopoguerra in Europa, appunto, come vedete da questa slide, e mettendo in evidenza una serie di elementi che caratterizzano tutti i paesi che hanno vissuto l'esperienza bellica, ma anche i paesi che non hanno direttamente partecipato al conflitto, naturalmente. Quindi ci troviamo di fronte nel dopoguerra a una situazione di crisi economica, crisi sociale e crisi politica. Non in tutti i paesi, quest'ultima, alludo alla crisi politica, ma in alcuni l'intreccio di queste tre crisi è molto rilevante, molto importante, e tra questi certamente il caso italiano. Crisi economica e sociale sono abbastanza intuitive, credo, quindi mi soffermo molto molto rapidamente. Quel tipo di guerra moderna, tecnologica, aveva richiesto uno sforzo economico, finanziario, industriale straordinario. Tutte le economie europee erano state trasformate in economia di guerra. Cioè tutta la produzione, il sistema industriale è stato trasformato in un sistema che produceva quello di tutto ciò di cui aveva bisogno eserciti composti di milioni di uomini. Quindi armi, munizioni, supporti logistici, abbigliamento, viveri, eccetera, eccetera. E quindi tutte le economie europee hanno subito questa profonda trasformazione, che ha alla base una trasformazione fondamentale che cambia completamente il rapporto tra economia e Stato. È lo Stato che dirige questi processi economici, che dirige il sistema economico industriale bellico. E questa è una trasformazione di enorme portata. Le conseguenze sociali sono anche queste abbastanza intuitive. Quindi mentre nel primo caso si tratta di riconvertire un sistema industriale militare, bellico, di quella dimensione, di quella portata, a un sistema, diciamo così, per capirci, normale, le conseguenze sociali di questo fenomeno sono legate al rientro dai fronti di milioni di uomini che avevano trascorso lunghi anni a combattere questo tipo di guerra, che era una guerra tecnologica ma anche primitiva nello stesso tempo, che si combatte nelle trincee in condizioni disumane. Okay? E questi uomini, quando tornano, i sopravvissuti, quando tornano nei loro paesi, nei loro luoghi di provenienza, chiedono semplicemente di tornare a condurre una vita normale, chiedono soprattutto un lavoro. E questo fenomeno apre una crisi enorme in molti paesi europei, una crisi che in alcuni di essi, non in tutti, si intreccia anche con una crisi politica. Questo è il caso italiano.
Nel caso italiano, le due crisi economiche e sociali si intrecciano anche con una crisi politica. Qual è l'origine di questa crisi politica? Voi, mi riferisco soprattutto agli studenti del quinto anno, studiate la storia dell'Italia liberale, cioè quel lungo arco cronologico che va dall'unificazione del 1861, appunto fino agli anni di cui stiamo parlando noi, quando quel ciclo politico entra nella sua fase terminale, si esaurisce in un certo senso, si potrebbe dire così, si apre una... nella fase post 1918 nel nostro paese una grave situazione, una grave instabilità politica. Le vecchie classi dirigenti liberali, che io riassumo in una battuta anche qua, consentitemi, ovvero le vecchie classi dirigenti che avevano governato ininterrottamente il nostro paese dall'unità del 1861 fino a quel fatidico 1918 di cui stiamo parlando, quelle classi dirigenti hanno ancora tecnicamente il controllo della maggioranza parlamentare, ma non hanno più la capacità di guardare al futuro, di portare un paese come l'Italia, che esce da un'esperienza così traumatica come quella del conflitto che vi ho sinteticamente descritto, verso un futuro, verso una nuova società, verso un tipo di mondo che è quello richiesto da appunto dalle trasformazioni prodotte dal conflitto. Perché tra queste trasformazioni prodotte dal conflitto vi è quello forse ancora più dirimente, dirompente, meglio dire, cioè la nascita di una società di massa. Cioè quegli uomini protagonisti che avevano combattuto, ma il discorso si potrebbe allargare anche a tutto ciò che avviene nelle retrovie del fronte, quindi il fronte interno cosiddetto, qui non posso parlare per motivi di tempo, ma tutto, prendendo insomma il tema in tutta la sua ampiezza, tutto quel mondo di combattenti, di ufficiali, di soldati, che aveva vissuto in prima persona questa esperienza, si trova ad avere un ruolo in larga parte di protagonisti sulla scena politica appunto del primo dopoguerra. Quindi rapidamente vediamo, usando queste slide, il tema della crisi economica, il tema della crisi sociale e la crisi politica, che è una crisi che naturalmente produce rapidamente una serie di mutamenti del quadro politico. Mi riferisco in questo caso a quello specificatamente italiano, naturalmente, perché nel contesto italiano, oltre alla crisi che ho menzionato prima, della classe dirigente liberale, che è ancora saldamente, parzialmente saldamente, sarebbe meglio dire, al governo, si assiste a un cambiamento del quadro politico, dentro il quale certamente una posizione rilevante di grande importanza è quella giocata da due nuovi attori. Non sono nuovi del tutto, cioè alludo al Partito Socialista Italiano, che è una formazione politica che nata nel 1892, che aveva un ruolo già rilevante nella vita politica italiana fino allo scoppio del conflitto, e il Movimento Operaio, cioè l'organizzazione del Movimento Operaio Sindacale. La fase che si apre, per i motivi sopra segnalati, è ovviamente una fase caratterizzata da grandi turbolenze, da grandi agitazioni, da una curva degli scioperi e delle manifestazioni del nostro paese organizzate dal movimento operaio, dalle organizzazioni sindacali, che non ha precedenti nella storia appunto dell'Italia. È quello che si chiama Biennio Rosso, un ciclo che dura circa 2 anni di lotte che coinvolgono tutte le aree geografiche del paese, prevalentemente nel centro-nord, e che ha i suoi epicentri nelle grandi fabbriche del nord. Nelle grandi fabbriche del nord, ma riguarda anche il movimento contadino e le aree rurali, dove appunto si assiste a un notevole aumento della conflittualità, della mobilitazione delle organizzazioni contadine. Ecco, quindi questo è un elemento non solo italiano, in tutte, diciamo, le principali paesi europei vi è un biennio rosso, diciamo così, Germania, Inghilterra, Francia.
quindi i principali paesi che erano stati protagonisti dello scontro bellico. E dentro questo quadro ci si avvia a un'ulteriore serie di novità che sono quelle che vedete qui elencate sinteticamente. 1919, che sarà un anno caratterizzato dal ritorno alle elezioni politiche generali, si preannuncia subito dal mese di gennaio stesso come un anno carico di trasformazioni e di novità, le principali delle quali sono due essenzialmente, restando dentro il panorama politico. La nascita di due nuovi soggetti politici, di due nuovi attori politici. Uno è il Partito Popolare, fondato da Don Luigi Sturzo nel gennaio proprio di quell'anno, il 1919, e l'altro sarà di lì a poco, nel marzo di quello stesso anno, il Movimento dei Fasci di Combattimento. Quindi ci concentriamo brevemente su questi due passaggi. Qui avete una slide sul Partito Popolare Italiano. L'immagine è dedicata ovviamente a Don Luigi Sturzo, un prete siciliano che non era nuovo all'impegno in campo politico. Nella sua regione di origine, la Sicilia, appunto, aveva già avuto varie esperienze di impegno in campo politico-amministrativo. Con la nascita di questa nuova creatura politica, sostanzialmente si può dire che si chiude un lungo cerchio nella storia politica italiana, cioè quella dell'assenza per i cattolici di uno strumento partito che mancava sostanzialmente dall'Unità d'Italia in poi. E qui ovviamente ci sarebbe da esaminare attentamente questo aspetto relativo al rapporto tra cattolici e politica nel nostro paese, che è molto molto interessante e importante, ma anche qui devo tagliare. E Don Luigi Sturzo mette in piedi, assieme ad altri esponenti di spicco del mondo cattolico italiano, dall'Azione Cattolica ad altre organizzazioni impegnate nel mondo laico, in campo economico, sociale e politico, e annuncia appunto il 18 gennaio del 19 la nascita di questo nuovo partito politico. L'altra grande novità di quell'anno, l'anno fatidico, insomma, carico di novità, è la nascita di questo nuovo movimento dei fasci di combattimento, che viene tenuto a battesimo da Benito Mussolini nel marzo del 19, con una riunione che si tiene a Milano e che è stata adeguatamente, attentamente preparata questa riunione. Allora qui apriamo una piccola parentesi per mettere almeno in evidenza un paio di cose che si collegano a quanto detto prima, peraltro. Allora, chi è Benito Mussolini? Benito Mussolini è un uomo politico che ha già una notevole esperienza in campo politico, totalmente legata alla sua esperienza dentro il Partito Socialista Italiano. Quindi Mussolini nasce politicamente nel Partito Socialista Italiano e completa tutto il suo cursus honorum dentro quel partito, arrivando ad avere incarichi e ruoli estremamente importanti, tra cui quello più rilevante certamente la direzione del quotidiano L'Avanti, che era il quotidiano ufficiale del partito. Quindi conosce bene quella macchina politica, è cresciuto dentro quella cultura politica, sa come funziona un partito moderno, come era il Partito Socialista Italiano, e trasferirà alcune di queste competenze, chiamiamo così, politiche che ha maturato nella sua carriera, dentro l'esperienza che inaugura con il Movimento dei Fasci di Combattimento. Questo è un elemento importante, no? Da tenere in considerazione. Non si può, in altre parole, studiare il fascismo se non si conosce a fondo la biografia del suo maggiore protagonista. Quindi il primo consiglio che vi do è studiare bene la biografia di Mussolini. Naturalmente su questo c'è una letteratura sterminata immensa, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Il fascismo è uno dei temi più studiati dalla storiografia contemporanea in tutto il mondo, in tutte le lingue. Mussolini era uscito dal Partito Socialista, aveva chiuso la sua carriera politica proprio negli anni del conflitto mondiale. Inizialmente aveva assunto Mussolini una posizione neutralista,
nel dibattito, nel lungo dibattito, fondamentale dibattito che precede l'ingresso in guerra nel nostro paese nel 15, voi sapete che il conflitto scoppia nel 14, l'Italia assume una posizione neutralista inizialmente ed entrerà nelle ostilità solo nel maggio del 1915. In quella fase fondamentale, importantissima, caratterizzata da un dibattito straordinariamente ricco nel nostro paese tra interventisti e neutralisti che si confrontano quotidianamente nelle piazze, nei teatri e sono guidate da figure carismatiche di straordinaria importanza, perché diciamo che la figura carismatica più importante del fronte interventista è niente po' di meno che Gabriele D'Annunzio. È lui il grande oratore, trascinatore delle folle, è lui che chiama a raccolta nelle grandi piazze gli italiani in favore che si schierano in favore della guerra. Non è l'unico, diciamo, quello di D'Annunzio, non è l'unica modalità di interventismo che conosciamo. Accanto a lui c'è l'altra figura, l'alter ego, anzi potremmo dire, del fronte interventista, è Cesare Battisti, che era propugnatore di un interventismo completamente diverso, di stampo democratico e non nazionalista come era quello d'Annunziano. In quella fase Mussolini si schiera e è ancora neutralista, cambierà progressivamente la sua posizione. Attenzione, perché segnalo questo elemento? Perché è importante, studiando la biografia di Mussolini, capire in quante occasioni particolarmente importanti lui compie delle metamorfosi, delle trasformazioni di posizione. Questa è la più rilevante, quella da neutralista a interventista. Okay? Quando assumerà questa posizione, Mussolini romperà i rapporti col Partito Socialista, verrà cacciato dal partito e inizierà una sua nuova traiettoria politica, che lo porterà a fondare a Milano, grazie all'apporto di una serie di capitali stranieri, un giornale, Il Popolo d'Italia, che da quel momento in poi diventerà il suo megafono, diventerà il suo strumento abilmente utilizzato, che Mussolini era anche un abile giornalista, okay? Non a caso era arrivato appunto a dirigere l'Avanti. Utilizzerà questa nuova testata giornalistica come suo strumento, come megafono. Da lì costruirà tutta un percorso politico che lo porta a fondare, a tenere a battesimo questo nuovo movimento. Allora, cosa si deve notare in questo passaggio cruciale nella storia italiana e nella storia del fascismo? Beh, si deve andare a capire, ad osservare, a studiare il contenuto del programma politico che Mussolini presenta nel marzo del 1919, che è un programma, anche qui sintetizzo naturalmente, dove gli echi dell'esperienza socialista sono fortissimi, sono evidenti, dove ad esempio non può sfuggire la sua impostazione fortemente antimonarchica e filo repubblicana nel 19, attenzione, dove l'impianto economico, se si può dire così, dei punti qualificanti di questo programma che presenta in quell'assemblea che si tiene appunto il 23 marzo del 1919, è un impianto economico fortemente che si ispira alle politiche economiche dei socialisti europei sostanzialmente. Okay? È un programma che sul piano politico mette in luce un elemento fondamentale che caratterizza il fascismo delle origini, cioè il suo essere un elemento rivoluzionario, cioè il voler segnare una rottura con la storia italiana. D'accordo? E per segnare questa rottura con la storia italiana, cosa deve fare Mussolini? Deve attaccare in tutti i modi, usando anche un linguaggio particolarmente pesante, di cui lui era abile, era un grande oratore Mussolini, tra le altre cose, cioè era anche da un punto di vista attoriale, si potrebbe dire, molto abile a usare la comunicazione politica, picchia molto forte, picchia duro, consentitemi questa espressione, nell'attaccare gli esponenti della vecchia Italia, cioè nel momento in cui il fascismo si pone come una novità, un momento di passaggio fondamentale della storia italiana, è chiaro che bisogna demolire la vecchia Italia, e cioè l'Italia liberale e le figure simboliche di quell'Italia liberale, cioè Giovanni Giolitti, che viene scelto come, diciamo, esempio, cioè il grande uomo politico liberale che aveva in un certo senso dominato la storia italiana del decennio precedente. Quindi
sul piano economico, sociale, sul piano dei rapporti, ad esempio, Stato-Chiesa, il manifesto del 19 è un manifesto, è un programma fortemente anticlericale, cosa abbastanza insolita nella storia italiana. Vi sono naturalmente poi molti altri richiami a culture, a filoni culturali interessanti, molto futurismo, molta cultura del futurismo, ad esempio, certamente. Molta attenzione anche a alcuni elementi di riforme di cui da tempo si parlava, il suffragio universale, ad esempio, no? Un vecchio tema che si trascinava. Quindi è un mix attentamente dosato e attentamente preparato dal fondatore di appunto una serie che mette insieme una serie di elementi rivoluzionari e riformisti. Ecco. Adesso dovremmo andare un po' più veloci. L'altro elemento da mettere in luce con riferimento all'evento, diciamo, fondativo del fascismo italiano è un elemento che rimanda alla composizione di questo movimento. Cioè, in altre parole, chi sono le donne, gli uomini che si presentano a quella fatidica riunione? Da dove vengono? Qual è il loro identikit? Beh, gli studi di cui disponiamo ci dicono che l'identikit dei partecipanti e poi di quelli che si aggregano successivamente a quella riunione fondativa, guarda caso, è un identikit che comprende, che ha come figure principali ex combattenti, soldati, ufficiali della Prima Guerra Mondiale, arditi soprattutto, cioè i corpi speciali che si erano distinti dopo la disfatta di Caporetto, costituiscono il nucleo centrale. Accanto a loro naturalmente ci sono ex socialisti, soprattutto quelli della corrente cosiddetta rivoluzionaria da cui viene Mussolini, d'accordo? Ecco. Anarchici, futuristi, qualche anche uomo che viene da esperienze diverse dal mondo liberale, che è in lenta progressiva frantumazione e crisi. Ma il nucleo portante è costituito da uomini che vengono dall'esperienza della Grande Guerra. Su questo si aprirebbe una serie di riflessioni molto interessanti che riguardano naturalmente la trasposizione dei codici guerreschi, il modo di intendere il rapporto della nuova politica, che è una continuazione della guerra con altri mezzi, no? Che è tipico degli uomini di quella generazione, cioè quelli che hanno combattuto nelle trincee. Questo è un tema fondamentale, insomma, che richiama tutto un filone di studi inaugurato molti anni fa da un grandissimo storico tedesco, George Moss, no? Che ha fatto capire bene questi processi, che poi sono stati ripresi in Italia da altri studiosi. Cioè la politica diventa per questa generazione, per questi uomini, un modo di continuare l'esperienza bene. Del resto, se ci pensate bene, no? Bisogna anche essere poi concreti nell'analisi, la storia è fatta anche di questi passaggi, no? Cioè per uno che ha combattuto per lunghi anni, come spesso è avvenuto, no? Guardando alle esperienze dei vari eserciti nazionali, in quel preciso microcosmo che è la trincea della Prima Guerra Mondiale, e che ha vissuto quotidianamente la dimensione della morte, il rischio, il confronto, no? con questa appunto dimensione, beh, quell'esperienza qualcosa avrà lasciato, non è che si cancelli così con una spugna in un momento. È un'esperienza che trasforma definitivamente soprattutto l'approccio culturale e mentale di quegli uomini, no? di quella generazione di uomini. Ecco. Quindi questo è il meccanismo che si apre, che si innesta nel passaggio dalla fine guerra al dopoguerra, alla nuova fase politica. Andiamo avanti per salto la parte dedicata al tema, ma faccio solo un riferimento a tutta la questione ovviamente delle trattative di pace, del nuovo quadro geopolitico che viene definito dagli accordi di pace di Parigi. Faccio solo un cenno quindi di nuovo a D'Annunzio, che vedete in questa altra slide, perché D'Annunzio ritorna sulla scena politica
in questo infiammato contesto del dopoguerra, e lo fa di nuovo con la sua straordinaria invenzione. Perché il termine di vittoria mutilata, che avrà un'importanza strategica fondamentale nella campagna politica, nella battaglia politica che si apre, è una sua invenzione. È una specie di mantra, di parola magica, che verrà usata da Mussolini e dal fronte che si progressivamente raduna, costruisce attorno a Mussolini, e diventerà una parola magica di una potenza politica straordinaria. Perché utilizzando questa parola come una clava vera e propria, come uno strumento di lotta politica, D'Annunzio di nuovo infiamma le piazze italiane. Qual è il tema che sta dietro, naturalmente, anche questo abbastanza intuitivo, cioè l'esito poco soddisfacente delle trattative di pace rispetto a quelle che erano le aspettative territoriali, soprattutto che l'Italia attendeva e richiedeva in base agli accordi prebellici che erano stati sottoscritti segretamente, cioè il patto di Londra dell'aprile del 1915. In nome di alcune mancati riconoscimenti territoriali, D'Annunzio ripiomba nella scena politica, inventa questa potentissima slogan che si trasforma in un'arma politica straordinaria e di nuovo conquista la scena politica nazionale. Mussolini utilizzerà molto, diciamo così, di nuovo le capacità istrioniche e teatrali, per molti aspetti si potrebbe dire, di D'Annunzio nelle vicende appunto di cui stiamo parlando. Le vicende che poi avranno, ovviamente, porteranno a tutta una serie di risvolti, di passaggi importanti, che sono quelli naturalmente che portano alla crisi di Fiume, alla soluzione della crisi di Fiume, su cui mi devo assolutamente, c'è una grave crisi politica. L'esperienza di Fiume è straordinaria, questo è un futurista importante, è un'esperienza importante dal punto di vista della produzione anche artistica che avviene, che corrisponde a quell'esperienza, e sul piano politico si chiude con Natale di Sangue, il trattato di Rapallo, cioè l'intervento del governo italiano che decide di necessariamente, insomma, porre fine a questa vulnus sul piano internazionale che si era aperto con la conquista di Fiume da parte di D'Annunzio, e trovare una via politica, una soluzione politica. Ho dovuto in due minuti riassumere, e arriviamo al passaggio cruciale, ovvero alle fasi che preparano la marcia su Roma del 28 ottobre 1922, insomma, il centenario che si avvicina a tra pochi giorni, che verrà appunto celebrato. Allora, dentro questo quadro politico, dentro un quadro politico caratterizzato dall'esito, anche segnato dall'esito delle elezioni politiche del novembre del 1919, le prime elezioni politiche dopo la lunga pausa della guerra, elezioni che avevano dato dei risultati importanti. Li cito rapidamente: erano state sostanzialmente vinte dal Partito Socialista Italiano, che si confermava quindi una forza politica in grande crescita, con un largo consenso che superava il 32% dei voti, e al secondo posto si era posizionato, nonostante la giovane età, insomma, il Partito Popolare di Luigi Sturzo, che aveva superato la soglia del 20%. Quindi in pochi mesi Sturzo, pochi mesi di attività, era riuscito a ottenere questo importante risultato. L'altro elemento, gli altri due elementi importanti di questo primo test elettorale, ricordate appunto le date, novembre 19, sono due essenzialmente. Uno, la conferma della crisi ormai irreversibile delle forze liberali, che vengono pesantemente penalizzate da questo passaggio elettorale. E due, il risultato assolutamente negativo conseguito dai fasci di combattimento, che non riescono a eleggere neanche un deputato alla Camera dei Deputati.
Questo è un elemento importante perché? Perché Mussolini comincia a ragionare su questo esito, su questo risultato. E qui si entra nella fase, quella che va dal 19, dalle elezioni, ai mesi successivi, particolarmente importanti, perché di nuovo ci troviamo di fronte a una fase in cui Mussolini è protagonista di una rapida trasformazione, di una rapida metamorfosi. Cioè si muove come un animale politico. Parte dal dato dell'esito negativo delle elezioni 19 e costruisce una strategia politica. E cosa prevede questa strategia politica? Beh, si cambia il programma politico. Si cambia il programma politico, si cercano nuovi alleati, si punta direttamente, Mussolini punta direttamente a eliminare gli elementi rivoluzionari, chiamiamoli così, del programma del 19. Magicamente sparisce la pregiudiziale antimonarchica, per fare un esempio, perché naturalmente quella significava precludersi la conquista di un certo elettorato conservatore moderato nel nostro paese. Spariscono tutta una serie di elementi che ho citato prima relativi alla politica economica, socialisticheggiante, eccetera, eccetera. Quindi costruisce un'altra creatura, trasforma la sua creatura, gli dà un contenuto politico completamente diverso, cioè in modo che sia pronta a giocarsi le proprie carte in quello che è il bacino elettorale fondamentale per ogni forza politica che vuole imporsi in un paese come era l'Italia del tempo, ma il discorso potrebbe valere anche per l'Italia dei nostri giorni, cioè l'elettorato moderato, l'elettorato conservatore moderato. E questa è l'operazione che Mussolini compie in pochi mesi in maniera estremamente, con grande abilità, eliminando tutta una serie di elementi del programma originario e preparando una nuova, diciamo, una nuova creatura politica. Il passaggio naturalmente sul piano organizzativo più importante porterà alla creazione nel 21 del Partito Nazional Fascista. Ecco, anche questo è un passaggio cruciale nella storia italiana, nella storia del fascismo, perché l'analisi, gli studi di cui disponiamo su quel partito sono molto interessanti, attribuibili a un grandissimo storico del fascismo italiano, Emilio Gentile, principalmente, ma non solo, e beh, ci dicono delle cose molto interessanti che dovrebbero far riflettere. Nella sua struttura, il PNF, il Partito Nazionale Fascista, è un partito estremamente moderno, che guarda caso prende molto del suo modello organizzativo dai partiti socialisti, cioè da quella macchina che Mussolini conosceva come le sue tasche, dal socialismo italiano e dal socialismo soprattutto tedesco, che rappresentava probabilmente il modello organizzativo tra i partiti socialisti più avanzato e più moderno. Quindi quello che nasce è un partito moderno che avrà un ruolo fondamentale nella storia del fascismo. Cioè non si può scrivere la storia, studiare la storia del fascismo senza studiare la storia del Partito Nazionale Fascista. Come si arriva alla marcia su Roma? Si arriva attraverso dei passaggi preliminari, anche qui devo naturalmente sintetizzare. In un clima caratterizzato da una, forse non l'ho sottolineato efficacemente fino a questo punto, caratterizzato da una componente fondamentale che segna tutto il periodo di cui stiamo parlando noi, non solo in Italia ovviamente ma anche in Europa, cioè da un tasso di violenza politica che non si era mai visto fino a quel momento. Questo avviene nella Germania weimariana, avviene nell'Italia degli anni 18, 19, 20. Lo scontro politico è uno scontro caratterizzato da una violenza estrema, che ha come obiettivi, naturalmente, da parte dello squadrismo fascista, che è organizzato militarmente su base locale e provinciale essenzialmente, che ha obiettivi precisi, che vengono colpiti con logica militare, che sono naturalmente il Partito Socialista, le strutture del Partito Socialista, ma anche esponenti del Movimento Cattolico, ma anche uomini del mondo liberale. Il controllo di questa forza, di questa violenza, è fondamentale e decisivo. È lo stesso sostanzialmente processo che avviene
in Germania, che avviene anche in altri paesi. Il tema della violenza è un'altra grande questione fondamentale per studiare il dopoguerra in Italia e in Europa. Negli anni che intercorrono tra il 21 e il 22, il numero degli iscritti al Partito Nazionale Fascista cresce in maniera esponenziale in pochissimo tempo e viene messa a punto quindi una precisa strategia avversiva che fa perno su questo uso della violenza sistematica e che passa attraverso due momenti decisivi. Il congresso di Napoli del Partito Nazionale Fascista dell'ottobre del 1922, dove di fatto molti dei grandi esponenti del partito preannunciano quella che sarà poi di lì a pochi giorni messa in opera, in pratica, cioè la marcia su Roma. E in quella circostanza stiamo parlando di un partito che ha già raggiunto 700.000 iscritti, che è una cifra incredibile se confrontata appunto con le altre strutture partitiche esistenti al tempo, ma lo sarebbe anche oggi, ovviamente oggi i partiti hanno pochissimi centinaia di migliaia di iscritti, nella migliore delle ipotesi. In quel congresso Mussolini tiene un discorso. Ecco, altro consiglio che do: studiate i discorsi di Mussolini. I discorsi di Mussolini sono fondamentali. Contengono tutta una serie di elementi per capire la sua trasformazione, la sua strategia politica. Sono tra l'altro molto interessanti, io li uso in aula con gli studenti anche dal punto di vista della storia della comunicazione politica, perché sono incredibili, bellissimi da analizzare da questo punto di vista. Ecco, il discorso che Mussolini pronuncia in quel congresso, anticipando di fatto quello che si stava già preparando, è uno dei 3-4 discorsi di Mussolini più importanti nel corso degli anni 20, cioè la fase che porta alla conquista del potere del fascismo e al consolidamento poi del potere fascista. Non l'ho trascritto, per cui ve lo leggo, sono 3 righe, ne ho selezionato proprio il passaggio cruciale. Noi fascisti, urla Mussolini, perché poi ha la capacità appunto molto, diciamo, efficace di prendere la scena. Noi fascisti non intendiamo andare al potere per la porta di servizio, noi fascisti non intendiamo rinunciare alla formidabile progenitura ideale per un piatto di lenticchie ministeriali. La frase è brevissima, cosa dice? Noi non ci facciamo comprare, perché ovviamente erano in corso trattative in quei mesi con le forze liberali, con altre forze, sono per trovare un governo di coalizione, di mediazione, insomma. E quindi Mussolini con questo intervento chiarisce bene qual è il piano della trattativa. E di lì a pochi giorni appunto viene organizzata sulla marcia su Roma, attualmente è un tema talmente grande che richiederebbe da solo una lezione, insomma, quantomeno, viene organizzata materialmente tra la notte del 27 e il 28 ottobre di 100 anni fa e che porta a una serie di esiti che cambiano il corso della storia italiana in maniera definitiva. Mussolini non partecipa fisicamente, personalmente a questa operazione, la dirige, possiamo dire così, dal suo ufficio del Popolo d'Italia a Milano, ovviamente in stretto contatto con i gerarchi che sono incaricati di coordinare l'operazione. Naturalmente sulla marcia su Roma c'è una larghissima discussione, amplissima discussione dal punto di vista storiografico all'interno, insomma, della comunità degli storici, sul carattere, sulle origini, sulla sua struttura, sulla sua organizzazione. Diciamo sinteticamente, fino a poco tempo fa, fino a qualche decennio fa, era invalsa una descrizione, a mio parere, piuttosto folcloristica della marcia su Roma, no? Una specie di scampagnata, i 4 scalzacani si erano radunati e hanno appunto
messo in atto questa azione di forte condizionamento nei confronti del potere istituzionale e della monarchia. Bene, questa immagine, ovviamente da bar, consentitemi, oggi non regge più. Ci sono studi che molto solidi, basati su fonti archivistiche, eccetera, che dimostrano che dietro c'era un disegno, un progetto, un'organizzazione molto forte, insomma, quindi non era una cosa così improvvisata da dopo lavoristica. Naturalmente il punto di svolta sarà, come sapete, l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III rispetto al quadro che si sta delineando con questo attacco avversivo portato dal fascismo e la scelta compiuta da Vittorio Emanuele in quel momento tragico, appunto, di non concedere al governo in carica, un governo liberale guidato da liberale Facta, i poteri per intervenire militarmente per contrastare questa operazione messa in campo dal fascismo italiano. E questa mancata scelta del re, del monarca, apre la strada per un incarico a Mussolini che viene nominato, incaricato di dar vita a un nuovo governo. Naturalmente dietro la posizione del re, che può sembrare molto debole, molto contraddittoria, c'era in realtà un ampio consenso, diffuso in tutte le forze economiche, in larga parte del mondo politico, che andava in questa stessa direzione. E anche di tutti i poteri, cosiddetti poteri, larga parte dei poteri forti, insomma, che aspicavano, chiedevano un governo forte, un governo che ponesse fine alla rivoluzione italiana, al biennio rosso, alle proteste, alle agitazioni, eccetera, eccetera, e che desse una prospettiva nuova al nostro paese. Mussolini quindi si mette a quel punto al lavoro per creare un governo nuovo. Attenzione, piccolo particolare, in quel preciso momento storico e della storia politica, Mussolini non ha i numeri parlamentari sufficienti a creare un governo di maggioranza. Non li ha in Parlamento. Non ha una pattuglia di deputati tale da consentire. Quindi cosa deve fare? Deve lavorare nella prospettiva di creare ancora un governo in coalizione. Non è così forte. Deve andare a cercare le alleanze con altre formazioni politiche. Questo è un particolare estremamente importante di questa fase. E qui arriviamo, diciamo così, a una prima individuazione, adesso cercherò di andare più veloce, una prima individuazione di alcune grandi divisioni cronologiche che si adottano nello studio del regime fascista. Quindi certamente l'atto fondativo, cioè la marcia su Roma, la conquista del potere, è un punto di partenza fondamentale che segna, che apre una fase che è quella che dal punto di vista storiografico solitamente si fa chiudere, coincidere con il 3 gennaio del 1925, cioè il grande discorso, l'importante discorso che Mussolini terrà in quella occasione alla Camera dei Deputati, che è il discorso che storicamente con cui si fa iniziare la vera dittatura fascista, cioè la chiusura, la conclusione di questa prima fase è una svolta in senso chiaro in termini dittatoriali. Cosa era successo? Allora, vi avevo accennato i primi governi di coalizione, quindi Mussolini cerca di costruire, di trovare sostegno parlamentare, andando a cercare i voti, l'appoggio dei nazionalisti, dei liberali, alcuni settori del movimento cattolico, naturalmente. Comincia a introdurre nel sistema, nell'ordinamento istituzionale e anche amministrativo, una serie di riforme che vengono, a mio parere, solitamente considerate poco rilevanti, invece non lo sono, sono estremamente interessanti. Viene varata una riforma della pubblica istruzione, la riforma Gentile, che è di straordinaria importanza, a mio parere. Viene fondata la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, gennaio 23, quindi una sorta di istituzionalizzazione dello squadrismo, ok? Quindi un'operazione interessantissima da questo punto di vista. E sostanzialmente Mussolini
inizia con questi primi passi una lenta ma inesorabile, avvia una lenta ma inesorabile strategia di conquista da dentro, di trasformazione da dentro delle istituzioni liberali. Quindi scardinamento delle istituzioni liberali e progressiva trasformazione in istituzioni fasciste. Questo è un passaggio fondamentale. Che poi è una strategia che tutti, anche in epoche successive, anche nell'epoca in cui viviamo noi, tutte le dittature di vecchio stampo e nuovo stampo utilizzano. Si conquista il potere, poi quando si conquista il potere da di dentro lo si trasforma, in senso illiberale, antidemocratico. L'Ungheria, da questo punto di vista, è un esempio chiarissimo, cioè proprio un esempio che fa scuola e che potrebbe essere posto a fianco ai casi appunto novecenteschi che stiamo adesso analizzando. Ci sono già in questa fase, diciamo, una serie di interventi anche in politica economica che vanno nella direzione di una liberalizzazione delle attività in alcuni settori e controllo della spesa pubblica, una serie di incentivi che vengono, di interventi straordinari a favore di categorie come appunto il mondo agricolo, il mondo agrario. C'è molta attenzione da parte di Mussolini anche da questo punto di vista nei confronti delle associazioni combattentistiche e reducistiche che comunque sono un bacino elettorale per lui fondamentale. E alcuni interventi anche dal punto di vista della legislazione in campo lavorativo, eccetera. Ma vorrei venire, salto la politica estera, due passaggi fondamentali. Naturalmente nel manuale classico del colpo di Stato, un passaggio fondamentale è la manomissione delle leggi elettorali. Sempre si passa attraverso questo passaggio. E anche il governo guidato da Mussolini cerca di rivedere il sistema elettorale proponendo questa legge che poi ha preso il nome di questo deputato acerbo, una legge elettorale che prevedeva in sé, non è una straordinaria novità, diciamo così, un vecchio trucco che viene sempre applicato, cioè un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene un determinato risultato, insomma, no? Un premio di maggioranza che possa consentire che se scatta un controllo totale del Parlamento o comunque il conseguimento di una maggioranza parlamentare ampia che dà di fatto mano libera per fare qualsiasi tipo di operazione. E questo è l'altro passaggio, diciamo, l'altro, usiamo il termine trucco, che viene preparato e viene attuato. Sulla base di questa nuova legge elettorale si va a uno scontro elettorale decisivo, le elezioni dell'aprile 1924. Ecco, attenzione che questo è l'ultimo grande passaggio cruciale per capire, per entrare proprio nella fase di trasformazione di questa esperienza in una esperienza a tutti gli effetti autoritaria e dittatoriale. Le elezioni avvengono in primo luogo nel contesto di un quadro ampiamente documentato dalle fonti archivistiche su cui gli storici possono lavorare, da un tasso di violenza straordinario che nelle settimane precedenti e soprattutto nel giorno in cui si va a votare. Un'illegalità diffusa, che, soprattutto in alcune regioni, totalmente fuori controllo da parte delle forze dell'ordine. E in questo clima appunto di violenza e di illegalità si va a votare il 6 aprile 1924. Mussolini si presenta con un listone, cioè con la coalizione, in cui ha creato sostanzialmente un grande cartello elettorale con l'obiettivo di capitalizzare questo consenso, cioè di raggiungere quella soglia che faccia scattare i premi di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale. Molto chiara la strategia politica, ok? Le elezioni danno un esito ovviamente favorevole. Oggi noi possiamo, molti storici, molti colleghi hanno prodotto degli studi importanti su queste elezioni e hanno ampiamente, ripeto, documentato il livello di illegalità che le ha contraddistinte, le ha caratterizzate. A urne chiuse, a esiti noti, un'unica voce che si alza in Parlamento quando vengono proclamati i risultati a denunciare
lo fa sulla base di un'ampia ricerca, documentazione che aveva fatto, è il deputato socialista di Rovigo, Giacomo Matteotti, che pronuncia alla Camera dei Deputati un discorso storico, straordinario, che è quello che vedete qui riportato, uno stralcio, insomma, no? In cui sostanzialmente Matteotti denuncia l'illegalità totale che aveva caratterizzato quel passaggio elettorale. Okay? E lo fa sulla base di dati certi, documentati, denunciando appunto che si tratta di un risultato illegale, fortemente e drammaticamente viziato dalla sistematica violenza che aveva accompagnato le settimane precedenti al voto e la stessa giornata dedicata alle urne. Nel concludere questo discorso alla Camera, Matteotti pronuncia questa frase che vedete. Che vedete qui riportata. È il suo ultimo discorso. Il suo ultimo discorso perché pochi giorni dopo viene rapito davanti a casa sua, a Roma, il 10 giugno 1924, caricato in una macchina da una squadra e sparisce. Sparisce, di lui non si sa più niente, fino a quando nell'agosto del 24 viene alla periferia di Roma trovato il suo cadavere. Ecco, qui entriamo in una fase che io riassumo decisiva, cioè il momento sostanzialmente in cui la storia, diciamo, del nostro paese prende una piega definitiva, insomma, no? Ecco, le forze di opposizione scelgono una strada politicamente molto debole, cioè la strada dell'Aventino, la presa della cosiddetta Aventino, si ritirano, escono insomma dal Parlamento e decidono di dare vita a questa opposizione molto debole sul piano politico, ma non avevano francamente molti altri strumenti da mettere in atto. Il rapimento, l'uccisione di Giacomo Matteotti è forse il momento in cui Mussolini e il sistema che sta nascendo attorno a lui, conosce il momento di crisi più forte. È un fatto che scuote l'opinione pubblica, si apre anche una crisi dentro lo stesso Partito Nazionale Fascista. E a un certo punto Mussolini, ovviamente molti indizi rimandano a lui, perché in questa slide vedete insomma che sulla base delle inchieste che poi sono state fatte, eccetera, eccetera, che Mussolini non può ritenersi estraneo a questa vicenda, perché gli uomini che sono stati poi individuati come gli autori materiali del rapimento e dell'uccisione sono uomini a lui vicinissimi. Quindi Mussolini si trova sulla graticola, insomma, no? E cosa fa? Fa uno dei suoi colpi, il coup de théâtre, perché il 3 gennaio 1925, davanti alla Camera dei Deputati, tiene un altro discorso che, dal punto di vista storico, ovviamente quando io rimarco l'importanza dei discorsi di Mussolini, lo faccio dal punto di vista storico, è sottinteso questo, no? Ma meglio specificarlo, ma... tiene un altro discorso particolarmente importante per la storia del fascismo e la storia italiana. E questo che viene appunto, il discorso appunto del 3 gennaio 1925, che sul piano storico viene ritenuto il discorso che segna l'inizio della dittatura fascista. Ok? E questo è uno stralcio che ho tratto da quel discorso, in cui cosa fa Mussolini? Mussolini si presenta davanti al Parlamento, cioè quindi nel Tempio della Politica, e dice: signori, io sono il capo, la responsabilità politica è mia, me la prendo io sono il mandante del sequestro e dell'uccisione del deputato Giacomo Matteotti. E sostanzialmente si rivolge a quest'Aula e dice: praticamente mi prendo tutto il potere. E nessuno da quel momento in poi riesce a fermarlo.
In questo senso è un atto, un passaggio politico straordinariamente importante. Lo vedete, l'ho ovviamente riassunto male in poche battute, nella frase finale: se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Punto e basta. Ecco, finisco, mi avvio a finire sottolineando un paio di passaggi che sono l'immediata conseguenza di questo discorso, di questo passaggio cruciale della storia del fascismo italiano, e che secondo me sono il cuore per capire il carattere di questo esperimento politico che nasce nel cuore dell'Europa, e che sono un, guarda caso, un insieme, un pacchetto, diciamo così, di leggi che vengono approvate tra il novembre, dicembre del 25 e i primi mesi del 26, che di fatto eliminano ogni tipo di libertà nel nostro paese. Questo è un tema che io affronto sempre in aula e devo dire riscontro sempre grande interesse e anche grande, e poca conoscenza di questo, di questi passaggi cruciali, forse perché richiamano insomma tematiche di tipo vagamente giuridico amministrativo, che sono poco, come dire, risultano forse agli studenti più pesanti, non lo so, però l'essenza di quello sul piano proprio concreto politico, sull'evoluzione che accompagna questa fase decisiva della storia del fascismo, è contenuta a mio parere tutta in queste leggi. Cioè, se voi volete capire cos'è stato il fascismo, dovete avere un'idea precisa, concreta di questo. Cioè, qui avete la rappresentazione proprio concreta, plastica, di cos'è il fascismo. Ok? Cioè, questo pacchetto di leggi eccezionali, cosiddette leggi fascistissime, è la trasfigurazione plastica della costruzione di una dittatura. Ok? Allora, ovviamente, quando faccio questo, io provocatoriamente aggiungo sempre, ma alla fine, dopo aver elencato, diciamo così, no, tutti questi provvedimenti di legge che eliminano la libertà di associazione, eliminano la libertà di stampa, mettono tutta una serie di vincoli e di controlli, vi piacerebbe vivere in un paese di questo tipo? E lì si apre di solito una bella discussione, un bel dibattito, insomma, no? Vi piacerebbe vivere in un paese di questo tipo? Qui avete un elenco appunto di questo pacchetto di provvedimenti che porta a termine quel processo già iniziato prima di fascistizzazione delle istituzioni liberali, le trasforma completamente, eliminando ogni forma di libertà associativa, politica, di pensiero, di associazione di tipo sindacale, scardinando i principi fondamentali del regime liberale che si reggono insomma tra l'equilibrio dei tre poteri, esecutivo, legislativo, giudiziario, sostanzialmente esautorando di fatto il Parlamento delle sue prerogative, centralizzando, attribuendo al governo, cioè Mussolini, tutta una serie di prerogative di fondamentale importanza. Ecco, questo è il passaggio a mio parere cruciale, creando, introducendo una serie, oltre a questo pacchetto, poi anche che vi ho anche qui sinteticamente, me ne scuso, sottolineato una serie di ulteriori elementi che costituiscono, che vanno a corollario di questo pacchetto di leggi. Ad esempio viene creata, e questo è un elemento di anch'esso di fondamentale importanza, una struttura di polizia segreta che assume il nome di OVRA, un nome misterioso su cui non c'è ancora oggi una chiara interpretazione, che diventerà una arma di fondamentale importanza nel controllo della società italiana a tutti i livelli. È una struttura direttamente controllata da Mussolini, che gode di apparati di enorme importanza, personale, politico e apparati economici, che opera in Italia e fuori dall'Italia, e che persegue ogni tipo, ogni forma di opposizione al regime. È una macchina efficacissima. Guarda caso, tutte le grandi dittature del Novecento hanno apparati di polizia simili a questo. Le SS nel caso del nazionalsocialismo tedesco, no? E il KGB nel caso poi, o le forme che precedono il KGB nel caso del comunismo, della dittatura comunista. Questo è un carattere fondamentale. Perché? Perché questo regime
Un regime di questo tipo ha la necessità fisiologica, oserei dire, di avere un controllo totale e costante, H24, consentitemi la battuta, di quello che avviene nella società. Anche qui il lavoro degli storici può, attraverso gli archivi, entrare e capire cosa significa essere controllato H24 dalla polizia segreta fascista. Basta andare all'archivio centrale dello Stato, in fondo che si chiama Casellario Politico Centrale, in larga parte accessibile anche online, per nostra fortuna, lì trovate le schedature, le schede, i fascicoli personali di tutti i grandi oppositori del fascismo, naturalmente, i quali hanno ovviamente delle schede che sono enormi dal punto di vista delle dimensioni. Ma trovate anche la scheda, e questo è il particolare che dovrebbe, secondo me, far riflettere, del signor Mario Rossi, della provincia di Vicenza, che la sera del 15 dicembre del 1927, nella tale osteria al Gallo, invento al momento, ha pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del capo del fascismo. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che in quella sera, quando questo signor Mario Rossi, magari un po' brillo, si è lasciato andare a qualche commento, lì c'era qualcuno, qualche delatore, che ha poi riferito all'ufficiale di polizia locale che quel soggetto ha pronunciato frasi ingiuriose nei confronti di Mussolini, del capo del fascismo, e così via. Molte altre fascicole, vi aprendoli, scoprite che la vita, non esiste più un confine tra vita pubblica e privata, ma tutta la vita privata, e questo è il carattere profondo biopolitico, diciamo così, delle dittature, è sottoposta al controllo di queste strutture, di questi apparati di polizia. Ok? Ecco, questo è un elemento ulteriore. L'altro tassello di questa operazione è la creazione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che è un tribunale che non ha nessun fondamento giuridico, dove sostanzialmente non c'è una magistratura indipendente che esamina i casi ed emette le sentenze, ma è composta da uomini scelti dal fascismo, dal Partito Nazionale Fascista e da ufficiali provenienti dai corpi militari. Questo tribunale diventerà lo strumento principale per la repressione del dissenso nell'Italia fascista di quegli anni. Ci sono una serie di, anche questi sono documenti facilmente verificabili, insomma c'è una buona letteratura, voglio dire, anche su questo, l'analisi delle sentenze anche di morte emanate da questo tribunale speciale sono interessanti nella loro analisi, nella loro geografia dei reati di opinione principalmente che vengono perseguiti. E questa, naturalmente, questo innalzamento progressivo del livello di controllo, qui scorrono altre slide relativo al pacchetto delle leggi fascistissime, ovviamente forse prima ho dimenticato di ricordarlo, scioglimento di tutti i partiti politici, naturalmente il Partito Nazionale Fascista rimane l'unico partito, la legge sulla stampa che viene imbavagliata e controllata, sottoposta a un controllo diretto, lo smantellamento dei sindacati e, ecco, anche questo è interessante, lo smantellamento delle autonomie locali. Cioè l'Italia delle autonomie locali sparisce completamente sotto i colpi di questo pacchetto di legge. E le figure principali del nostro sistema amministrativo locale, cioè i comuni e le province, al tempo esistevano, non sono più organi elettivi, sono organi che vengono in cui la figura del podestà, cioè il sindaco, la figura del podestà governativa va a sostituire la figura del sindaco elettivo, e così lo stesso nel caso della provincia. Quindi anche questo è indicativo della capacità di controllo totale che questo regime esercita sul paese, sulle istituzioni. E qui vedete appunto una scheda che ho citato prima, tratta dal casellario politico centrale, che redatta dai funzionari della polizia segreta che svolgono appunto questo lavoro capillare dentro i confini nazionali e anche fuori dai confini nazionali. Io che studio molto l'antifascismo in una chiave europea, molti degli antifascisti europei che fuggono cercano di trovare esilio, insomma, fuori dai confini nazionali, sono costantemente seguiti, pedinati dai funzionari della polizia fascista, anche non solo in Europa, ma anche fuori dai confini europei, negli Stati Uniti, dove io lavoro, soprattutto.
Questa fase si finisce diciamo, di messa a punto, diciamo così, con due passaggi cruciali, il plebiscito del 29, un'elezione farsa che avviene su una scheda preconfezionata, sostanzialmente, appunto, in cui gli italiani devono esprimere semplicemente un sì o un no su una lista unica proposta dal governo fascista, che si chiude con un esito che del 98% favorevole, insomma, alla lista presentata dal fascismo. L'altro elemento che è importante di quel 1929, che non è solo l'anno della crisi mondiale prodotta dal crollo di Wall Street, ma è anche l'anno del grande accordo tra Stato e Chiesa, cioè i patti lateranensi che vengono siglati e che costituiscono una svolta fondamentale nella storia del fascismo. Anche qui meriterebbe una lezione solo questo passaggio. E allora, gli anni venti si chiudono sostanzialmente con questo quadro, cioè un paese totalmente controllato da questo regime, che ha assunto caratteri chiari, inconfondibili, di tipo illiberale e dittatoriale, e che persegue in questa operazione di smantellamento delle opposizioni di qualsiasi forma di dissenso, dentro e fuori i confini nazionali. Gli anni che si aprono con la decade successiva sono gli anni del consolidamento del potere, la costruzione del consenso. Ecco, su questo non posso dire molto, segnalo solo proprio alcuni elementi strutturali, se si può dire così, insomma, no? Cosa si intende per costruzione del consenso? Un tema importantissimo, molto interessante dal punto di vista della ricerca. Si intende tutta quella serie, si fa riferimento a tutta quella serie di iniziative che il fascismo mette in campo per realizzare quello che era uno dei suoi obiettivi, ma forse quello più importante, cioè la costruzione, in altre parole, di una società nuova, la società fascista. E questa costruzione della società fascista può avvenire solo attraverso un grande progetto di pedagogia nazionale di costruzione dell'italiano fascista, dalla culla, dai primi anni di vita fino agli anni più avanzati. E questo è il tema centrale negli anni 30, che viene obiettivo che viene perseguito e raggiunto con la creazione di grandi organizzazioni di massa che appunto perseguono questo, che operano nel campo formativo, educativo, nel campo dell'associazionismo sportivo. Il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, nasce proprio in quegli anni, ad esempio, no? E grandi organizzazioni di massa che vengono create appunto con l'obiettivo di educare fascisticamente la società italiana, creare una nuova società fascista. E questo è un tema interessante, affascinante, che riguarda soprattutto la formazione dei giovani. Questo è il punto cruciale. È chiaro che i giovani costituiscono un mercato, chiamiamolo così, fondamentale dentro questo disegno. Su questo si realizza una concorrenza, in alcuni casi anche piuttosto spinta, con la Chiesa, soprattutto con l'Azione Cattolica e la FUCI, che naturalmente non vedono, nonostante sia stato siglato l'accordo del 29, non vedono di buon grado questa intromissione del fascismo in questo mercato, e quindi lì ci sono delle questioni molto interessanti, insomma, che riguardano questa competizione tra fascismo e Chiesa cattolica, soprattutto negli anni 30. Ma i giovani ovviamente diventano e la formazione in termini fascisti della gioventù italiana diventa naturalmente un perno di questo disegno pedagogico nazionale. E gli anni 30 si chiudono, e questo ovviamente riguarda il mondo della scuola, che naturalmente viene totalmente fascistizzato dai programmi, dalla selezione dei docenti a tutti i livelli, di ogni ordine e grado, e l'università, che diventa un'università a tutti gli effetti fascista. Quello che io spesso, ad esempio, sempre per sperare di farmi capire, faccio in aula ai miei studenti, dico: guardate, io negli anni 30 non potrei farvi una lezione di questo tipo. Non potrei, cioè, precisiamo meglio, non potrei minimamente esprimere un parere critico nei confronti del regime da docente universitario. Okay? Perché sicuramente, se sono sottoposto a qualche forma di controllo, nell'aula in cui insegno c'è una spia, c'è un delatore che va a riferire e
Sicuramente sarei progressivamente come docente incappato in una serie di provvedimenti restrittivi di vario tipo, di varia natura, di varie caratteristiche. L'università ovviamente diventa un punto cruciale di questo progetto educativo. E non è un caso che nel 1931 tutti i docenti universitari vengono sottoposti all'obbligo di giuramento di fedeltà al regime fascista. E solo 12 docenti su 1500, oggi c'è una polemica su questo numero, si è progressivamente allargato in maniera un po' troppo, secondo me, elastica, ma comunque lasciamo perdere questo tema, solo 12 docenti universitari italiani di ruolo nell'università italiana, appunto, rifiutano il giuramento al regime fascista, il giuramento imposto dal regime fascista, e perdono automaticamente il loro posto di lavoro. Finisco con due riferimenti, poi entro brevemente nella seconda parte, perché a questo punto posso, la cornice è quasi completa, si può parlare con un po' più di cognizione di causa di quell'esperienza che è stata ben ricordata prima, dei primi oppositori a questo regime. Finisco con ovviamente la politica estera, non c'è una politica estera e tutta la questione che riguarda l'avvicinamento, il ruolo che Mussolini ha sul piano internazionale, l'avvicinamento con la Germania hitleriana dopo il 33 e naturalmente l'impresa etiopica del 36, che è fondamentale, poi il riferimento, ovviamente un passaggio, una battuta, alle leggi anti-ebraiche del 1938. Però siamo nel cuore degli anni 30 e quindi a questo punto effettivamente assume, io spero, avendo disegnato questa cornice, un senso diverso parlare di antifascisti in un regime di questo tipo. Ecco, anche qui uso sempre una battuta. Bisogna distinguere nella storia dell'antifascismo vari momenti, varie fasi, vari passaggi. E non per stabilire delle graduatorie e delle classifiche, però un conto è mettere in pratica con i pochi strumenti che quei giovani avevano a disposizione una qualche forma di opposizione a un regime come quello che vi ho descritto adesso, che ha il controllo totale su tutto. Facile a dirsi, no? Poi è diverso metterlo in pratica, no? Cosa fareste voi nella Russia putiniana? Andreste in piazza a protestare o restareste tranquilli, calmi, a aspettare che passa questa fase storica, no? Sì, un bel interrogativo. Ecco, allora riportiamolo negli anni 30. Alcuni, pochissimi, pochissimi uomini e donne si pongono questo problema di cosa fare dentro quel regime. Giuliolo è nato nel 12, come vedete dalla slide, e si pone questo problema. Ecco, qui, quindi la differenziazione generazionale è fondamentale da questo punto di vista. Primo elemento. Secondo elemento, come ci si muove dentro un regime di quel tipo, che ripeto ha un controllo totale, ha strumenti talmente potenti di pressione e di controllo? Beh, la storia, la biografia di questo misterioso personaggio che io ho cercato di studiare negli ultimi anni, insomma, proprio perché mi incuriosiva molto questo elemento, ci dimostra che qualcosa sono riusciti a fare quelli che non sono finiti nelle galere, processati e condannati, che non hanno scelto la strada dell'esilio, difficile, complessa, e che hanno tentato disperatamente di cominciare a pensare a qualcosa, con i pochi strumenti che avevano a disposizione. Beh, questo giovane cosa fa? Comincia a studiare, è nato ad Arzignano, insomma, adesso non vi dico tutta la biografia, è una famiglia importante, cioè una famiglia importante dal punto di vista politico. Il papà era un avvocato socialista, quindi ha avuto un'educazione, una formazione molto privilegiata, diciamo così, tra virgolette, no? Poi nel 24 la famiglia si trasferisce a Vicenza, il giovane Antonio si iscrive al liceo Pigafetta, non è uno studente particolarmente modello, insomma, brilla perché in due occasioni si rifiuta di comporre un tema d'italiano in cui bisognava parlare bene del capo del fascismo e consegna un foglio in bianco. Poi
Poi si iscrive nel 1935 all'Università di Padova, alla facoltà di lettere, e compie il suo percorso universitario. Certamente quello è un passaggio importante dal punto di vista della formazione, dell'apertura mentale, e sono gli anni in cui stabilisce, diciamo così, il suo ufficio. Vorrei proprio portarvelo dentro concretamente allo spazio fisico dove noi viviamo. Lui vive in centro, centro storico della città, con la famiglia, trascorre le sue giornate tra Padova, dove segue le lezioni, dove mantiene un atteggiamento abbastanza controllato, coperto, insomma, no? Volutamente, e fa il suo ufficio nella biblioteca Bertoliana, dove naturalmente gode di qualche piccolo privilegio. Ovviamente il regime impone un controllo sull'accesso ai libri di tutte le biblioteche pubbliche. Giuliolo gode dei favori dell'allora direttore della biblioteca, che gli passa qualche libro proibito, dove troviamo ancora oggi le annotazioni e i suoi commenti. Essenzialmente i libri di Benedetto Croce, sicuramente, i libri di molti altri esponenti della tradizione del pensiero liberale. Insomma, questo giovane comincia a studiare, comincia a guardare in varie direzioni, ha un campo di interessi che sono quelli che sono emersi poi studiando i suoi quaderni, il lavoro che ho fatto più di recente, straordinario, perché spazia dalla letteratura russa, dalla letteratura francese, dalla letteratura italiana, al teatro, studia il russo per leggere i grandi della letteratura russa nella lingua originale, si occupa di scienze sociali, di scienze economiche, studia i grandi classici del pensiero liberale. Questo lo fa da solo, sostanzialmente. Ed è questa una forma che lui utilizza, non è l'unico. Poi studiando si scopre che in Italia una cerchia molto ristretta, una piccola elite di giovani attuano questa strategia di opposizione culturale, chiamiamola così, al regime fascista, che è una forma di preparazione, è un futuro tutto da inventare, che deve ancora venire, cioè, quindi. E attorno a lui progressivamente cominciano a circolare, si forma questa aurea misteriosa di questo intellettuale colto, al quale molti altri giovani studenti, molto più giovani di lui, circa 10 anni, cominciano a fare riferimento. Si incontrano con grandi precauzioni in biblioteca o in posti prestabiliti, in orari prestabiliti, e discutono. Discutono di politica, discutono di fascismo, discutono del futuro. Giuliolo passa loro dei libri, li fa leggere, li fa studiare. E inizia quindi a formarsi una rete. Poi questa rete si allarga, che Giuliolo comincia a prendere contatti fuori dalla città di Vicenza, con altre cellule che clandestinamente fanno un percorso simile, e che guardano a tutta una serie di riferimenti, ai grandi esuli dell'antifascismo, i fratelli Rosselli in particolar modo, che sono arrivati a Parigi, fuggiti dalle galere fasciste nel 29, e che condurranno la loro battaglia politica e culturale a Parigi dentro il movimento di giustizia e libertà, fino al 37, quando vengono uccisi. No? Quindi questo network si allarga progressivamente. E tra i giovani che appunto si avvicinano, una sorta di tantan di passaparola, c'è anche il giovane, 10 anni più giovane, Luigi Meneghello, studente all'Università di Padova, che incontra Giuliolo per la prima volta nel 39-40 a Vicenza, e con lui comincia un dialogo che durerà poi negli anni successivi. Qui avete un Meneghello giovane e l'altro il gruppo dei piccoli maestri, altri giovani vicentini che compiono lo stesso percorso. Entrano in questa cerchia. Ovviamente in quel momento non c'è un programma, non c'è un progetto, è impossibile pensare a un qualsiasi futuro politico dentro un regime di quel tipo.
E di Meneghello dico due cose, sono ampiamente note, metto in rilievo un elemento però, nasce nel 22 a Malo, si iscrive alla facoltà nel 39 di Padova, è uno studente, qui c'è un refuso, scusate, è uno studente molto brillante dal punto di vista del percorso universitario, ed è uno studente ed è un classico esempio, il suo, per motivi generazionali, di un giovane educato fascisticamente. La sua è una cultura totalmente fascista. Lui non lo rinnegherà mai, anche a posteriori, questo come altri, insomma, anche con un po' di fatica naturalmente. Ma è un tratto generazionale. Chi cresce, chi è giovane in quell'Italia che ho descritto, non ha altre strade, non ha altre opportunità. E al punto che nel 1940 vince i Littoriali della Cultura con il suo testo nella competizione alla dottrina fascista. Cos'era il Littoriale della Cultura? Era una grande manifestazione a livello nazionale in cui il regime selezionava i migliori studenti di tutte le università del Regno attraverso una serie di prove divise in varie aree disciplinari, la dottrina fascista, l'economia, la letteratura, eccetera. E Meneghello, scusate, arriva a vincere i Littoriali della Cultura. Nel 40 conosce Giuliolo e poi nel 44 aderisce alla Resistenza. E poi la seconda parte della sua vita è quella che dopo il 47 lo porterà in Inghilterra, nel città di Reading, dove creerà un grande dipartimento di letteratura comparata e di letteratura italiana. Giuliolo, torna indietro, fa un percorso che poi lo porterà a entrare subito dopo l'8 settembre nella Resistenza e morirà appunto in combattimento il 12 dicembre, come è stato prima ricordato. Mi fermerei qua, grazie, scusatemi. Grazie professore Cavoli, che ha dovuto anche in breve tempo tantissime vicende, ma così importanti nella storia nazionale, che erano fondamentali per tutta la cultura. Io vorrei dare una parola a questa domanda, perché è scritta l'educazione e anche ai ragazzi che ci stanno seguendo su YouTube. Quindi mi sento un po' di tempo. Immagino che non sarete totalmente d'accordo con quello che ho detto, quindi di solito. Ci vanno molti studi anche per comprendere la verità, anche a livello internazionale. Io direi. Ci sono tra di voi partecipanti al laboratorio, immagino di sì, quindi con loro ci sarà modo di approfondire, di discutere. Ma io chiedo di aggiungere un particolare locale che è importante. Cioè, cosa succede a Vicenza nella notte tra il 12 e il 14 dicembre? Cioè, la caduta del governo del governo locale.
ad opera dei fascisti, quindi prima della marcia su Roma. Sì, non sono un grande esperto di storia locale, ma comunque qualche elemento posso citarlo. Sì, è interessante questo, il fatto che in quei mesi, in quel periodo, insomma, sì, vedo una domanda interessante su Meneghello. Effettivamente la città di Vicenza, come altre, molte altre città, di capoluoghi di provincia, medio, piccoli e anche più grandi, era amministrata da giunte socialiste. Cioè il Partito Socialista aveva espresso in quella fase storica una grande capacità di azione politica sul piano amministrativo, e aveva conquistato grandi comuni, la guida dei grandi comuni, e questo era avvenuto anche nel caso di Vicenza ad opera di una figura importante del socialismo vicentino e veneto, Luigi Faccio, che era appunto il sindaco socialista in quel momento della nostra città. E nella notte che è stata ricordata, sostanzialmente un'azione militare porta di fatto alla defenestrazione di quella giunta, come avviene in altre città d'Italia, e alla cancellazione, insomma, alla presa del potere illegale, naturalmente, da parte del regime, del fascismo locale, del comune. E quindi la pagina interessante, perché cronologicamente di fatto precede di 14 giorni circa la marcia su Roma, quindi questo è un indicatore interessante che ci può dare delle informazioni utili sulla capacità, diciamo, politica e organizzativa del fascismo vicentino, che era rilevante, e anche sulla sua indole eversiva. Qui vabbè, si aprirebbe tutto un ragionamento naturalmente sul fascismo vicentino, sui fascismi locali, che è il grande terreno di ricerca oggi, a mio parere, in Italia. Cioè, finché noi non capiremo bene la struttura del fascismo su base locale, regionale, diciamo così, ci manca ancora un grande tassello per capire il funzionamento della macchina del fascismo nazionale. In chat vedo una domanda: che cosa provoca loro? La leggo io? Allora, cosa provoca in Meneghello la rottura con la cultura fascista di cui era impregnato? E questo è interessante, naturalmente riguarda Meneghello, ma come tutti gli altri piccoli maestri, quasi tutti avevano un profilo simile a quello di Meneghello dal punto di vista della formazione. Questi giovani, appunto, Meneghello del 22, gli altri piccoli maestri sono di qualche anno, o sono del 22, 23, 24, voglio dire, quindi appartengono proprio a quella fascia generazionale. Ma io penso che la risposta sia, definita in questo modo. Allora, quando loro decidono, dopo l'8 settembre, non subito per la verità, qualche mese dopo, cosa fare della loro vita, perché il dilemma, e di questo ovviamente su questo mi soffermo, perché il quarto, non a caso, il quarto incontro, avete visto il titolo che propone, La scelta, no? Che è un titolo che evoca proprio quella situazione. Qui questi giovani si trovano ad affrontare, dopo l'8 settembre 43, dopo la caduta del fascismo, quella fase nuova che si apre, davanti a loro c'è un bivio: o stare da una parte o stare dall'altra. Ok? È un bivio, non è una scelta facile da fare. E esattamente la situazione in cui si trovano giovani come Luigi Meneghello e altri, mi riferisco a questo gruppo, ma storie simili ci sono in altre parti d'Italia, quindi noi dobbiamo tenere sempre presente il carattere paradigmatico di questa vicenda, no? Ecco, non renderla troppo locale, ma e lui sostanzialmente non aveva una preparazione politica, questo è importante e chiaro. Quello che spinge lui e gli altri amici verso questa scelta, che Giuliolo compie subito, perché già pochi giorni dopo, l'8 settembre, lui, Giuliolo, si dirige verso il Friuli e si unisce alle formazioni partigiane che operano in quella zona. Lui aveva già fatto il suo percorso, aveva già le idee chiare, sapeva già
qual era il suo futuro, insomma, no? Diverso è il caso dei piccoli maestri, logicamente. Io credo che la molla che ha spinti verso una certa scelta, verso una certa direzione, è la voglia di riscatto. Ovvero, si erano resi conto di essere vissuti dentro una cappa, dentro una bolla, insomma, no? Di essere stato totalmente eterodiretti dalla cultura imposta dal regime. E questa era l'occasione che si presenta a loro per riscattarsi. E naturalmente la grande fortuna che, come poi Meghello riconosce, scrive nei romanzi che abbiamo indicato in bibliografia, i tre grandi romanzi resistenziali, è di aver incontrato un uomo con quelle caratteristiche. Non a tutti è capitato, ovviamente, e quindi per molti il percorso è stato più complicato, più lento, più difficile, insomma, no? Se voi leggete non solo i piccoli maestri, ma soprattutto questi, i fiori italiani, beh, questi passaggi sono chiarissimi, insomma, no? Questo è un libro straordinario proprio dal punto di vista del rapporto tra maestro, cioè che focalizza bene il ruolo di un maestro. Cosa deve fare un maestro? E che importanza e che ruolo ha nei giovani, no? Ecco, c'erano 10 anni di differenza tra di loro, non sono tantissimi, però nell'Italia fascista sono un'enormità probabilmente. Un lasco di tempo incomparabile, che va oltre, insomma, al gap anagrafico. No? Ecco, qui in questo libro Meneghello e gli altri spiegano cosa vedevano in questo loro punto di riferimento e perché si lasciano trasportare, guidare da Antonio Giuliolo, da una figura come quella di Antonio Giuliolo.